Buongiorno ragazzi, giorno 2 di quarantena. Per me vi ho già spiegato come è la mia situazione al momento. So che non vale per tutti, però io essendo in zona rossa, lavorando in un centro commerciale, sono a casa per questo motivo. Lo ripeto, visto che anche su Instagram ho ricevuto diversi messaggi. Ma perché non stai andando a lavorare? Io lavoro in un negozio eppure sto lavorando lo stesso. Dipende dal tipo di negozio e dalla zona in cui siete. Comunque, aperta e chiusa questa parentesi. Oggi ho riordinato la lavanderia. Ebbene, sì, sono in lavanderia se non si fosse capito, perché c'era un casino, c'erano tante cose da stirare, che in realtà non stiro tantissimo. Dopo comunque. Magari vi racconterò nei prossimi video cosa uso in alternativa per stirare alcuni vestiti che hanno bisogno di essere stirati. Comunque ho dato anche una pulita, ho riordinato tutti i prodotti di pulizia e ho registrato il video, quindi non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio al riordine della lavanderia. Prima di iniziare a riordinare e pulire e stirare, perché come vedete c'erano tante cose da stirare, volevo farvi vedere insomma com'era la lavanderia. Non è sempre ordinata come quando ve la mostro ad esempio su Instagram, perché essendo una lavanderia ovviamente ci sono cose da stirare, ci sono cose da lavare e quindi è sempre abbastanza incasinata, però così era davvero troppo incasinata. Quindi sabato pomeriggio mi sono decisa e ho detto è meglio che stiro qualcosina, altrimenti si accumulano ancora troppe cose, già ne avevo tante da stirare come vedete. Anche se in realtà io non stiro tutto, le uniche cose che stiro sostanzialmente sono le magliette, perché quelle sia io che Ste non amiamo indossarle se sono stropicciate. Poi stiro i copricuscini del divano, del letto o delle sedie dello studio, perché anche in questo caso non mi piace vederli stropicciati. La tuta invece non la stiro praticamente mai, la piego bene e la metto via. Ovviamente non vi ho fatto vedere tutte le cose che sono andata a stirare. Di solito una cosa anche che evito di stirare sono le lenzuola, quelle che restano sotto il letto che non si vedono, mentre il copripiumino quello lo stiro perché altrimenti il letto mi sa di disordinato se lo vedo troppo stropicciato. Una volta finito di stirare, parte più odiosa di tutto questo pomeriggio, sono andata a svuotare questa libreria, diciamo, presa da IKEA, che io ho adibito a porta prodotti di pulizia, quindi tutti i prodotti che mi servono per pulire, i prodotti che utilizzo per la lavatrice e così via. Prima ho passato l'aspirapolvere velocemente e poi con il Lisoform sono andata a pulire e disinfettare tutto il mobile. Sono super soddisfatta di questa libreria perché riesco a tenere organizzato al meglio, diciamo, la lavanderia, o più che altro i prodotti che mi servono per la lavatrice sono sempre a portata di mano. Ho, come vedete, un bel po' di scorta, infatti per un po' di tempo non dovrò acquistare più niente, anche se molto spesso mi faccio tentare, sono sincera. Comunque, finito di pulire, vado a riorganizzare anche questi contenitori azzurri. Questi li avevo trovati al Lidl, sono comodissimi. Innanzitutto ci stanno perfettamente nel cubotto della libreria e poi io li utilizzo per organizzare, per tenere in ordine i panni per pulire, l'acqua distillata da mettere nel ferro da stiro, i guanti in lattice, la carta per pulire i vetri, insomma, qui organizzo tutto quello che a vista, diciamo, non mi piace lasciare. I contenitori li metto tutti sotto, quindi creo proprio questa striscia azzurra che mi piace molto, e poi sono andata a riorganizzare i prodotti nel mobile. I miei preferiti sono questi che vi sto facendo vedere, quindi il Mon Amour per lavare, il Fabuloso e il Lenore come ammorbidente. Nel primo scomparto ho messo gli ammorbidenti che sto utilizzando e il detersivo. Nel secondo scomparto sono andata invece ad organizzare tutti i profumi per bucato. Questi in particolare sono della Lidl, sono buonissimi, dovete assolutamente provarli perché lasciano il bucato super profumato e anche per giorni in lavanderia mi resta un profumo davvero buonissimo. E appunto li ho trovati da Lidl, però non sempre si trovano. Poi nel terzo ripiano, diciamo, sono andata a mettere tutti gli altri prodotti, quindi il Cif, lo spray per tessuti e tutti i prodotti per lavare il pavimento. Una volta completato tutto il mobile, sono passata al ripiano
piano che ho pulito sempre con il Lisoform, e poi ho pulito anche la finestra, i vetri della finestra, perché c'era assolutamente bisogno di farlo. Questo step non lo faccio con molta frequenza, devo ammetterlo, ma già che c'ero ne ho approfittato e ho pulito anche i vetri. Solitamente i vetri li pulisco con lo Speak & Span, ma lo avevo in cucina e quindi ho utilizzato il vetril della Conad, anche se non mi fa impazzire, però lo voglio terminare, quindi lo utilizzo di solito in lavanderia. Finestre pulite, vado a dare una spolverata veloce anche alla lavatrice, ma molto molto veloce, perché comunque non era troppo sporca. Disinfetto anche il ripiano e poi riorganizzo questo contenitore. Molto spesso mi chiedete dove l'ho acquistato. Questo l'avevo preso da Maison du Monde, lo trovo davvero bellissimo, e qui ho messo un po' di prodotti sempre dedicati alla pulizia e ai profumatori per il bucato. Ultimo step, quello che faccio più spesso e anche più volentieri, passare l'aspirapolvere. Utilizzo questo senza filo perché è proprio comodo, questo me lo porto in giro per casa senza nessun problema, poi è super leggero. Poi considerate che comunque la lavanderia non è piccola, ma non è neanche una stanza enorme, quindi davvero in un attimo il pavimento lo pulisco. Passo quindi prima l'aspirapolvere e poi passo il mocio, già che c'ero lavato insomma anche il pavimento. Visto che molto spesso mi chiedete, il pavimento questo della lavanderia non è in legno, è in PVC, però si tiene benissimo come un pavimento normale. Infatti, come vedete, tranquillamente sto passando anche il mocio, non utilizzo troppa acqua, però vado a lavarlo tranquillamente senza nessun tipo di problema o senza nessun tipo di accorgimento. Una volta che il pavimento è asciutto, vado a rimettere tutte le cose al proprio posto, vado a togliere le cose che non c'entravano niente, come ad esempio questo secchio arancione che odio, è comodo perché lo utilizzo ad esempio quando devo pulire fuori il portico per mettere lo sporco, quando devo pulire fuori dal garage, però non c'entra molto con i colori della mia lavanderia, quindi sono andata a toglierlo. Ed ecco finalmente la lavanderia ordinata, pulita. Stranamente la cesta della biancheria era anche vuota, non c'era niente da lavare, quindi era proprio perfetta, in ordine e super profumata. Sono stata proprio soddisfatta di questo pomeriggio di lavoro. All'interno di questi due contenitori bianchi, che in realtà nascono come porta rifiuti, io metto i prodotti di pulizia, diciamo la scorta, quei prodotti che ancora non ho aperto e non ho mai utilizzato. Questo invece è il mio ferro da stiro coordinato con le ceste azzurre del Lidl. Ci tenevo, quando ho fatto la lavanderia, ad avere tutto coordinato e abbinato, e infatti sono andata a selezionare le cose in base anche al colore. Il ferro da stiro ad esempio l'ho preso più avanti proprio perché non trovavo quello che mi piaceva. Fatemi sapere qui sotto nei commenti con che frequenza andate a fare questo lavoro, ogni quanto pulite, riordinate e sistemate i prodotti che avete in lavanderia. Io non lo faccio con troppa frequenza, una volta al mese mi dedico insomma alla lavanderia, quindi vado a fare un po' le cose che avete visto all'interno di questo video. E niente ragazzi, questo era tutto, spero che questo video vi sia stato di compagnia. Se è stato così, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!